Salve a tutti, buon mercoledì da The Name Before Tokyo, capitolo 743, Panico a Dressrosa. Il primo capitolo del volume 75 che, secondo me, non è stato inferiore per quanto riguarda i colpi di scena al capitolo conclusivo, quindi lo scorso capitolo per quanto riguarda il volume 74. Ecco, a riprova di come non sempre in One Piece i primi capitoli del volume siano, diciamo così, più noiosi degli ultimi. Secondo me questo è stato un ottimo primo capitolo, gli darei un voto molto alto. E siccome non è strutturato in maniera, diciamo così, lineare come erano gli scorsi due capitoli, divisi in due parti ben distinte, qui per me è necessario fare un'analisi di un tipo diverso. Ecco, dirò in primo luogo quali sono i tre momenti, secondo me, più belli di questo capitolo e poi andrò a parlare un pochettino più nel dettaglio di come sono andate le cose. Il primo momento che voglio menzionare è la consacrazione definitiva, di Usopp come eroe bugiardo, quindi il suo discorso che fa Iton Tatta, o meglio la sua frase quando dice ragazzi è tutto a posto, come è tutto come da pronostico, sancisce ancora una volta diciamo, il suo essere bugiardo oltre ogni limite, anche se ovviamente ho apprezzato questa scelta da parte di Oda, ho trovato una scena molto divertente e che a me è piaciuta molto. La seconda scena ovviamente, come penso sarà stato anche per voi, è vedere Kiros che taglia la testa di Doflamingo, quindi simbolicamente, dico simbolicamente, poi ci arriviamo, vendicarsi di quello che è successo 10 anni prima. La terza scena invece è quella che riguarda l'attacco di Sabo. Qui c'è un po' di fanservice, ma è comunque una scena bellissima dove distrugge praticamente, mettendo solamente i pugni così, tutto il ring del Colosseo. Parlando invece nel dettaglio del capitolo, ecco, la parte diciamo più ovvia e che tutti avevano previsto era appunto la trasformazione dei giocattoli in umani. Abbiamo visto appunto come tutti i giocattoli siano tornati non solo ad esseri umani, ma esseri anche animali in alcuni casi, e abbiamo visto anche che non si tratta solamente di abitanti di Dressrosa, ma sono stati trasformati sia ex soldati che ex marine, che ex agenti del governo mondiale e persino nobili di altri paesi, oltre appunto a pirati. Quindi questa è una cosa molto interessante perché vediamo tra l'altro in questo capitolo anche Fujitora insieme a Bastille. Finora uno dei punti, diciamo così, critici di questa saga era la figura di Fujitora che non sapevo bene quale ruolo avrebbe potuto avere, ecco, essendo comunque la ciurma di Ruffy in netto svantaggio numerico per quanto riguarda i nemici. Ecco, dopo questo capitolo ora sono convinto di quello che probabilmente sarà il ruolo di Fujitora e io credo che a questo punto lui non possa più perdonare Doflamingo, non possa più perdonarlo. Perché quando verrà a sapere appunto che sono stati trasformati in giocattoli anche nobili di altri paesi e suoi stessi compagni, quindi degli stessi Marine, penso che non potrà veramente più chiudere un occhio, ecco, battuta pessima, tra virgolette. Quindi sono sicuro che adesso la situazione per la Law Flash Family è veramente critica, nonostante gli agganci che ci sono dall'alto. Quindi la situazione da questo punto di vista si è ribaltato. Prima Doflamingo e i suoi erano in superiorità numerica, ora probabilmente sono in inferiorità numerica, considerando anche quello che potrebbe essere a questo punto il ruolo di Fujitora a fine saga, quindi un possibile arresto di Doflamingo o qualcosa del genere. Per quanto riguarda invece la scena che vede appunto Kiros tagliare la testa di Doflamingo sono state fatte in merito veramente nell'arco di poche ore tantissime illazioni. Ecco, le più frequenti sono queste. C'è chi pensa che la testa di Doflamingo non sia stata tagliata da Kiros, bensì da Law, perché appunto non si vede il sangue quando viene tagliata, ma io tenderei a escludere questa ipotesi perché sappiamo che Law appunto è legato sulla sedia con l'amalgama lì ai polsi, quindi mi sembrerebbe una scena abbastanza forzata. Tra l'altro, se non è riuscito a farlo quando hanno combattuto di persona, adesso in queste condizioni, legato sulla sedia, mi sembra un pochino difficile. La seconda ipotesi che viene fatta è sul fatto che la testa sia stata effettivamente tagliata da Kiros, ma che Doflamingo la ricucirà con i fili. All'interno di questa seconda ipotesi ci sono altre due correnti di pensiero. C'è chi ritiene che il frutto di Dofla sia un paramiscia, anche che è praticamente anche la versione ufficiale fino ad ora, e chi invece ha cominciato a pensare che, malgrado tutto, il frutto di Doflamingo possa essere un Rogia. Io per il momento sono ancora più propenso alla versione del Paramiscia, e nonostante questo sono comunque convinto che, essendo un uomo comunque di filo, lui possa effettivamente ricucirsi. Quindi, a prescindere dal fatto di essere un Rogia, penso che Doflamingo possa avere la possibilità di ricucirsi la testa. Un'altra ipotesi che è stata fatta è quella che, siccome Pika sembra essere sparito dallo scontro con Zoro, sia stato lui
a sostituirsi a Doflamingo e quindi aver creato una copia, e quindi Kiros avrebbe tagliato la copia fatta da Pika. Ecco, questa mi sembra una cosa abbastanza azzardata e che, a dire la verità, non mi piacerebbe molto come ipotesi. Infine, c'è chi ha detto addirittura che ci potrebbe essere una remota possibilità che Doflamingo sia davvero morto, e quindi Oda avrebbe fatto probabilmente la morte più inaspettata e, diciamo così, scioccante di tutta la storia del manga, perché nessuno si aspetterebbe una cosa del genere in questo momento. Dunque, diciamo che con Oda nulla è impossibile, anche se io tenderei per il momento a escludere anche questa ipotesi, perché, ecco, mi sembrerebbe molto molto più forzata rispetto alla vittoria di Usopp contro Sugar nel modo in cui abbiamo visto. Ecco, una vittoria di Usopp in quel modo ci poteva stare, una sconfitta di Doflamingo, un personaggio così pompato in questo modo, secondo me non ci sta. Quindi è vero che sarebbe originale, ma secondo me, diciamo, sarebbe veramente una pessima scelta. Quindi io penso che Doflamingo si ricucirà e Kiros sia destinato a prenderle a breve, anche se comunque la sua entrata in scena da figo l'ha fatta come da pronostico in questo capitolo. Per il resto vediamo praticamente che tutti gli agenti della Family che stavano intorno a Franky sembrano dirigersi verso un qualche posto, non sappiamo dove, potrebbe essere magari lo stesso luogo nel quale si sta dirigendo Pika, magari sono stati tutti richiamati al castello, non lo so. Fatemi sapere voi nei commenti come la pensate su questo e fatemi sapere anche come la pensate ovviamente sulla questione di Doflamingo e della sua testa, insomma, se è vivo, morto, se la riattaccherà, come la riattaccherà, che tipo di potere ha, eccetera, eccetera. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Andando all'ultima parte del capitolo, ecco, vediamo praticamente Sabo distruggere il ring semplicemente acchizzando i pugni e poggiandoli a terra. Un colpo fighissimo, respiro del drago. Tra l'altro, vediamo come tutti i colpi di Sabo finora siano ispirati alla figura del drago, cosa che non mi sembra appunto un caso, visto che comunque è un rivoluzionario. Tornando al discorso di Fujitora e legandolo anche a Sabo, ecco, probabilmente noi sappiamo che i rivoluzionari sono i peggiori nemici del governo mondiale al quale appunto è affiliata la Marina. Quindi a questo punto non escludo che magari Fujitora possa anche, una volta conosciuta la presenza dei rivoluzionari, a provare a scontrarsi con loro, appunto per arrestarli. Tra l'altro, Sabo è diretto nei sotterranei in questo momento, quindi non sbucherà appunto nel luogo dove sono Usopp, Robin, Trebol e gli altri. Questa è una cosa da specificare bene perché qualcuno, visto che già ha fatto un po' di confusione, ma sbucherà praticamente dove erano inizialmente Elisabello e gli altri. Quindi non bisogna confondere le due cose, anche se sono comunque i due luoghi molto vicini, e non è da escludere che comunque con la sua forza Sabo possa effettivamente distruggere tutto. Questo non lo sappiamo. Ecco, una cosa che sinceramente un pochettino finora non mi è piaciuta di questa saga, lo dico qui, è come i combattimenti sembra non siano stati mai mostrati interamente, ma solamente a brevi spezzoni. Ecco, io credo comunque che il discorso da qui in poi cambierà. Questo volume 75 penso sarà dedicato interamente agli scontri, e tutti quegli scontri che non abbiamo visto fino ad ora, comunque non significa che non vedremo da adesso in poi degli scontri fatti per bene. Ecco, mi dispiace un pochino che il torneo si sia interrotto così, ma comunque sono fiducioso sul fatto che Sabo e magari Burgess possano scontrarsi comunque, magari nei sotterranei o anche al di fuori dell'arena. Quindi staremo a vedere. Io ancora ho una certa fiducia per questo. Fatemi sapere voi come la pensate, se vi è piaciuto questo capitolo, se vi è piaciuto in generale come sta gestendo le cose Oda, quindi magari questo tipo di narrazione un po' particolare, il fatto che la Sunny non si vede ormai da più di un volume e mezzo, il fatto che gli scontri non ci vengono mai mostrati, eccetera. Fatemi sapere voi come la pensate su questo. Se volete iscrivetevi al canale e ci vediamo per quanto riguarda il capitolo di One Piece la prossima settimana. Un saluto a tutti, ragazzi, ciao!